Buonasera, anzi buongiorno, buon pomeriggio appena iniziato. Come va? Bene, ciao a tutti. Sono, vabbè, diciamo sono le 2:15, quindi buon pomeriggio. Amore, vieni qua. Vieni a salutare, vieni. Vieni qua. Vabbè, dai, gioca, dai, poi ci vediamo dopo. Allora, volevo aprire questo, vabbè, si legge al contrario perché uso la telecamera frontale. Volevo scartare, volevo fare questo come diceva il grande maestro, facciamo insieme l'unboxing di questo panettone balocco, non l'ho mai assaggiato. Poi io ho un debole per i dolci. The cookie, cioè dovrebbe il panettone con granella di biscotto sopra, con crema e granella di cookies. Che poi i cookies sarebbero questi biscotti qua, che sono buonissimi, mi piacciono assai. Oppla! Allora, me li prendo poi ogni tanto. Che sono quei biscotti che hanno quella confezione lunga, a scompartimenti, che poi per ogni scompartimento ce ne sono due. Insomma, comunque tutti i supermercati li vendono. Magari di marche diverse, però i cookies sono quelli. Sono buonissimi, sono i miei biscotti preferiti. Dicevo, questo è un panettone che non l'ho mai assaggiato. Vediamo, vediamo, vediamo. Questo lo scartiamo insieme a voi, il primo assaggio insieme a voi. Hoppa! Ci sta il regalino per te poi, a te, eh? Hai visto? Vieni. Questa voglia a giocare, tutte cartone a te, basket di due cartoni. Oh, assaggiamolo, vediamo qua, si presenta bene. Dobbiamo vedere un po' la farcitura com'è, eh? Mi sono messo in compagnia di un video di quando mangiava la colomba, che più o meno sta a tema, sta... Vabbè, comunque, diciamo, sono panettoni, cioè, economici, commerciali. Cioè, questo qua l'ho pagato o 4 o 5 euro, non mi ricordo. Poi nulla a che fare, ovviamente, con i panettoni artigianali. Poi ci sono panettoni che magari arrivano a costare pure 40-45 euro, che hanno tutto un altro sapore. Comunque, diciamo, anche quelli economici, se trovi magari una buona marca... sono accettabili, però quelli là artigianali sono la fine del mondo. L'altra volta mio fratello ne ha preso uno, se l'è fatto mandare da una pasticceria siciliana, non so quanto l'ha pagato, 50-60 euro al pistacchio. Sono un altro mondo, un altro mondo. Poi ho visto un video di un ragazzo pure su YouTube, non mi ricordo il nome. No, non me lo ricordo, che ha speso tipo 200 euro di panettoni, 4 panettoni, quello, ha preso quelli di quei chef famosi, di MasterChef. Comunque. Andiamo con lo scarting. Ah. Vabbè, che poi secondo me il cookie che dicono loro è solamente sta granella che sta qua sopra. Va a finire, vedi? Questa qua. Vabbè. Massiamo un po', andiamo al taglio. Andiamo al taglio, eh. Spero che avete passato una giornata natalizia allegra, tranquilla. Mi sono arrivato un sacco di auguri. Guarda, vi ringrazio veramente tutti di cuore. Troppo gentili siete, veramente. Guarda, veramente. Spero che state bene, che state trascorrendo dei. Il panettone. Sembra gigante così, eh. Hai visto? Spero che avete passato un bel periodo, tranquillo. Tanto continua ancora, ma c'è Capodanno, c'è la voglia, c'è ancora insomma, per tanti di voi del relax. Vabbè, a me no, io c'ho sempre da fare, però vabbè, tanti di voi comunque sono tipo in vacanza, quindi buon riposo a tutti.
Un saluto a Leda che è stata in ospedale un po' di tempo fa. Poi è uscita, ha detto che sta recuperando piano piano. Spero che piano piano recuperi nel miglior modo possibile e più velocemente possibile. Veramente te lo auguro con tutto il cuore, Leda. Poi anche Manuel che sta con l'influenza da Natale, che mi dispiace assai. Ma ha detto che stava un po' meglio, spero che recuperi anche tu. Vittorio, grandissimo. Ciao Vittorio. E poi un amico paesano mio, Elio, grande Elio, ha detto che se mi incrocia per caso in giro mi deve offrire un caffè, Elio. Se mi vedi in giro, che io ogni tanto sto in giro, faccio una passeggiata, fermami, perché ovviamente tu mi riconosci, io no, non l'ho mai visto, però fermami che avanzo un caffè, è del paese mio. Ciao Elio, un piacere mio, Elio. Beh, vabbè, andiamo al taglio, no? È che questa qua, se no, vai, devo far vedere. Vai, affondiamo? Affondiamo. Bello doppio. Vediamo qua. Vabbè, una bella fettina, dai, facciamo, dai, tanto, dai, chi se ne frega, dai. Tanto siamo sempre in movimento, almeno quando mi siete a mangiare. Non vado proprio a spese. Sto sempre in giro, sto. E scappa là e corri qua e ti chiamano là e ti chiamano là, però almeno quando mangio non penso a niente, eh. Vabbè, ho fatto una bella fettina all'uso mio, però la volevo togliere bene. Guarda un po' se sta la parte di sotto, che ce l'abbiamo fatta, eh. Questo è l'interno, a voi ragazzi, e questa qua è la fetta mia. Guarda la crema, eh, Anna Martina, guarda la crema, di lusso. Beh, una bella fettina, dai, ci sta. Allora, queste sono tutte gocce di cioccolato dentro, eh? Più la crema. Beh, vabbè, ho fatto una fetta troppo grossa. Qua ci vuole una mascella da alligatore per dare un morso, quindi lo devo staccare così a pezzi. Primo pezzettino dedicato a tutti voi. Col biscotto. Buono, 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 buono. Vabbè, ovviamente la parte c'è, cioè, buono nel senso tutto il cioccolato che sta sopra. Che poi il cioccolato fondente, mi sa, con la granella di biscotto. Quindi il biscotto è solo sopra, non sta dentro, eh. Dentro sta solamente le gocce di cioccolato e quella crema pasticcera. Vabbè, non è il top del top come un panettone artigianale, però è molto buono. Tipo quelle brioche, insomma, c'è, cioè, quel sapore delle briochine, però delle buone briochine. Buono, buono. Vabbè, la crema che sta dentro è la classica crema industriale, quella che si trova nelle briochine quando vi comprate i cornettini, quelli alla crema della Bauli, che ne so, è quella crema là. Il sapore è tipo quelle briochine, però è buono. È buono, me lo mangio veramente molto volentieri. Buono. Stamattina quando sono stato lì in campagna, che, come ho detto altre volte, mi alzo sempre prima la mattina, metto sempre
Cioè, se io ho da fare tipo alle 9, io che ne so, mi alzo un'oretta, un'oretta e mezza prima perché mi piace andare a fare la corsetta matutina, no? E quindi, mentre ero lì, ho incontrato un amico mio, che anche lui si stava facendo la corsettina sua. Oh, che fai tu? Ho più il panettone, no, no. Vabbè, sta amico mio che ho incontrato non va spesso a correre. Ho detto, che fai? Quando ti vedo male, gli ho detto che è una zona dove si va a fare footing, diciamo. Elio, che è di Matera, magari forse sa di cosa sto parlando. Elio, l'anello, quello che sta giù a Agna. Ma tu che fai qua? Ho detto, non ti vedo mai. Vabbè, a Natale, sai. Si mangia assai, quindi sto cercando di bruciare un po' tutto quello che ho mangiato. Fatto due chiacchiere. Pure lui sta in vista con le schedine a giocare il calcio. Mamma mia. Poi tutti quelli che giocano. Oh, non puoi capire. Sembrava a finire col discorso. Io gioco ogni tanto, ma proprio ogni tanto. Che sfiga, che sfortuna. Ho perso una schedina al 94esimo minuto. Ma ti rendi conto, sono proprio sfigato. Ancora con sta sfiga, ho detto io. Non bisogna dire che si è sfortunati, è un segno di debolezza. Non che è debole, nessuno è debole, tutti hanno la forza dentro. Bisogna tirarla fuori. Anche se non è facile. Però già che uno non nomina la parola sfortuna e sfiga, già è un passo avanti. Io ho detto, fa una cosa, tu che dici che sei sfigato, sono sfortunato, sono sfigato, sono sfortunato, mamma mia, fa una cosa. Che sei, mangino o destro? No, destro fa. Domani mattina quando ti alzi, legati il braccio destro al corpo. Hai fatto tutta la giornata col braccio destro legato al corpo, capito? Poi a fine giornata, la notte, quando vai a dormire, te lo sleghi. E perché fa a me? Così, gli ho detto, ti rendi conto da solo che non sei sfortunato. C'è un sacco di fuori. Io ti posso fare l'esempio del braccio, ti posso dire. Bendati gli occhi la mattina e poi ti togli la benda la sera, poi devi fare tutta la giornata con la benda sugli occhi, tutta la giornata col braccio attaccato, senza che lo puoi usare. E poi ti rendi conto delle fortune che hai, che ce n'hai assai di fortune. Che le fortune più grandi che uno ha sono proprio quelle che uno manco si accorge di avere. Sì, vabbè, ma che c'entra fa me? Che sto sti discorsi? No, c'entra, ho detto io. Non sei sfortunato, sei fortunato, ho detto. Pensa a quelli che sono veramente meno fortunati di te. E quando puoi, dai un pensiero a loro. Se puoi, aiutali. Invece di pensare a quello che non hai. Vabbè. La festa è andata. Doccettino ci stava. Buono, buono. Basta una fetta, faccio una bella fettona, basta così. Adesso riposino e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti.